Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. C'è una domanda ineludibile che deve essere posta e che tuttavia viene accuratamente aggirata dai pretoriani del pensiero unico politicamente e geopoliticamente corretto. Si tratta della domanda nodale, da che essa permette di fare luce su ciò che realmente sta accadendo, di cosa realmente si sta agitando nell'area ucraina. La domanda può per semplicità così essere condensata. Che cosa vogliono realmente gli Stati Uniti d'America in Ucraina? Quali sono gli obiettivi reali a cui essi tendono? Non dimentichiamo anzitutto che finora gli Stati Uniti d'America hanno mantenuto una posizione fintamente distante. Sottolineo fintamente, giacché in realtà gli Stati Uniti d'America stanno utilizzando come loro cavallo di Troia nell'area ucraina l'Unione Europea stessa. Quell'Unione Europea che, essendo de facto una colonia di Washington, viene da Washington impiegata come un bastone per condurre la guerra contro la Russia. Una guerra che viene per ora condotta mediante le sanzioni alla Russia stessa, sanzioni che, lo sottolineiamo, non producono nulla di buono per l'Europa e anzi vanno a nocumento dell'Europa stessa, ma che essa è costretta a fare dato il suo rapporto di sudditanza e di subalternità rispetto a Washington. E poi anche naturalmente l'invio di armi in Ucraina, ciò che ancora una volta viene fatto dall'Unione Europea e dai suoi stati membri, non certo per interessi soggettivi delle singole nazioni, ma semplicemente anche in questo caso per obbedire ai desiderata della madre patria di Washington. Non dimentichiamo altresì che questa guerra finora è stata presentata come la decisione folle di uno psicopatico novello Hitler, Vladimir Putin, che la mattina dopo aver letto Dostoevskij decide sovranamente di invadere l'Ucraina. Ebbene, la guerra va compresa, che non significa giustificata, intendiamoci, nella sua reale portata, perché secondo la narrazione dominante è un po' come se si guardasse nel corso di una rissa soltanto a chi ha assestato il pugno finale, fingendo di non vedere chi nei momenti precedenti ha tirato calci, ha dato spinte e ha tirato pugni. Possiamo dire, come più volte abbiamo sottolineato, che le cause originarie di questa guerra affondano negli anni 90, essenzialmente sono legate a filo doppio con l'espansionismo della NATO e degli Stati Uniti verso Oriente, nella rioccupazione degli spazi post-sovietici e poi anche nell'accerchiamento graduale della Russia stessa. Insomma, gli Stati Uniti hanno occupato e continuano ad occupare un posto niente affatto marginale in questa guerra e dobbiamo allora chiederci davvero che cosa vogliano, quali siano i loro obiettivi. Che la pace non sia l'obiettivo primario di Washington pare ormai di una chiarezza adamantina e affiora naturalmente non solo dagli epiteti con cui in maniera davvero poco diplomatica continuano ad appellare Vladimir Putin, qualificandolo ora come tiranno sanguinario, ora come macellaio. Epiteti che evidentemente non hanno come obiettivo l'accordo, la pace o il negoziato. Ma poi ciò emerge anche nitidamente dall'invio di armi che gli Stati Uniti stanno prendendo a fare a beneficio del guitto Zelensky, fantoccio di Washington nell'area ucraina, avendo un unico obiettivo: trascinare l'Ucraina stessa dentro la NATO. Quindi non certo la protezione della libertà e della sovranità dell'Ucraina, come ripetono i nostri giornali aziendali e i nostri giornalisti a gettone. Al contrario, l'obiettivo di Zelensky è portare a compimento i desiderata di Washington, cioè la piena atlantizzazione dell'Ucraina e in tal guisa l'accerchiamento reale della Russia. Cosa vogliono allora realmente gli Stati Uniti? In primis, l'abbiamo detto, trasformare l'Ucraina nell'ennesima succursale di Washington, di fatto ponendo basi atlantiste ai confini con la Russia. In secondo luogo, questo è l'altro punto da non trascurare, l'hanno detto apertamente, peraltro in maniera niente affatto obliqua, gli Stati Uniti del vegliardo arcobalenico Joe Biden vorrebbero letteralmente un cambio di regime in Russia, ciò che la neolingua mercatista chiama regime change, ed è per questo che seguitano senza posa ad appellare Vladimir Putin ora come dittatore, ora come macellaio. Che Putin non piacesse alla civiltà del dollaro era evidente, e non poteva essere altrimenti se si considera che Vladimir Putin
Putin ha invertito la tendenza che fu di Gorbaciov prima e di Yeltsin dopo. Anziché donare la Russia alla potenza statunitense, Vladimir Putin ha posto in essere una figura di resistenza permanente contro l'atlantizzazione e l'imperialismo a stelle e strisce. Ed è proprio in ciò che debbono essere ravvisate le cause dell'inimicizia radicale tra Russia e Stati Uniti. In sostanza, gli Stati Uniti vorrebbero un cambio di regime, una sostituzione di Putin con un fantoccio modalità Yeltsin o Gorbaciov che garantisse la stabile sudditanza della Russia alla civiltà del dollaro e che di più mutasse la Russia stessa in semplice succursale di Washington. Radioattività con Diego Fusaro.